ce l'ha dato Gesù Cristo. La nostra chiesa è vuota, però è piena di Dio. Il giorno del Signore, con la domenica, iniziamo di qui il nostro cammino. Un saluto particolare rivolto ai bambini, a tutta la comunità, a tutte le persone che sono in comunione con noi, in particolare i bambini. E quando hanno preparato le vostre catechiste in queste settimane di Quaresima, ci aiuta a fare un po' il cammino di queste domeniche. Hanno preparato il deserto, ricordate la prima domenica, le tentazioni di Gesù nel deserto, come Gesù le ha vinte, ecco, con l'aiuto di Dio, lui il figlio di Dio, richiamava veramente le cose essenziali, questo rapporto con Dio per vivere bene il rapporto con le cose che ci sono date. Anche in questi giorni siamo chiamati proprio a fare questa esperienza. Poi ecco la croce avvolta da questo lino bianco. Gesù nella trasfigurazione annuncia la croce, però fa vedere, ecco, che la croce non è la morte, non è l'ultima parola, ma è la resurrezione. Andare a Gerusalemme, ecco, con Gesù è entrare nella vita nuova. Quella vita nuova che ci è donata, quella del battesimo, ci fa morire al peccato, ci fa rinascere alla vita nuova. Quindi non dobbiamo aver paura di seguire Gesù, di confidare con Lui. Anche in questi giorni tante iscrizioni, ecco, andrà tutto bene. Questa visione che Gesù ha dato a Santa Giuliana di Norvik, andrà tutto bene se confidi in Dio, se unisci la tua vita a Lui, come Lui attraverso il battesimo, i sacramenti, la parola si unisse a Lui, vuole unirsi strettamente. Poi l'altra immagine ricordata domenica scorsa, ecco la Samaritana al pozzo, c'è un'acqua viva che è Cristo Gesù. Questa donna fa il suo cammino di fede e capisce, anche i suoi samaritani, i suoi compaesani capiscono che in quell'uomo c'è qualcosa di straordinario, agisce Dio, è Dio, infatti si finisce il piede. Quindi proprio ricercare, ecco l'essenziale, ritorno a ripetere, per usare bene il tempo e le cose che ci sono, ecco, donate. Poi arriviamo al cammino di questa quarta Quaresima, domenica di Quaresima, ecco Gesù che incontra, ecco, il cioccolato. Vedremo proprio nella liturgia che andiamo a celebrare. Ascoltiamo la parola di Gesù proprio per portare quel frutto, ecco, che è Cristo stesso, e la nostra vita, ecco, in questi giorni davvero proceda, ecco, verso il Signore, non si fermi soltanto, ecco, da alcune cose, impoverendo la nostra vita e la società. Rallegrati Gerusalemme, e voi tutti che l'amate, riunitevi, esultate e gioite, voi che eravate nella tristezza, saziatevi dell'abbondanza della vostra consolazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Ci ritroviamo a celebrare l'Eucaristia in questa cappella familiare con tanti di noi, per le preghiere, gli incontri, per celebrare l'Eucaristia in questo giorno, ecco, del Signore. Come dicevo, procedendo nel nostro cammino verso la Pasqua, ecco, del Signore Gesù, e per poter accogliere desiderosi, desideriamo davvero accogliere quella salvezza che Lui ci offre in questo mistero che celebriamo, per farci attenti alla parola e riconoscere Gesù nel sacramento. Domandiamo perdono dei nostri peccati, senda su di noi, su tutti i battezzati, sull'umanità intera, la misericordia divina, per trovare quella pace che soltanto Gesù può donarci. Confesso
A Dio Onnipotente e a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Raccogliamo qui tutte le vostre intenzioni, delle persone che hanno chiesto preghiere, di quanti in questo momento stanno operando per il bene degli altri, tutti. Dio Padre col suo amore avvolge l'umanità intera, tutti raccogliamo. O Padre che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni il Signore disse a Samuele: riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse il Betlemita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato. Quando fu entrato, egli vide Eliab e disse: certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato, perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli, e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge. Samuele disse a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era furbo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo, è lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità.
Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto in segreto da coloro che disobbediscono a Dio è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: svegliati, tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo ti illuminerà. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio. Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio. Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono. Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui si hanno manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può più agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui, altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me l'ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so. Condussero dei farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo: come mai aveva acquistato la vista? Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi? E gli rispose: è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo. E chi gli ha aperto gli occhi? Noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età. Parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età, chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: dà gloria a Dio. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: se sia un peccatore non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo.
Allora gli dissero: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho già detto e non mi avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultarono e dissero: suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo: proprio questo mi stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. E replicarono: sei nato tutto nei peccati, insegna noi. E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose: e chi è, Signore, perché io creda in lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore, e si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono, diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi, non avreste alcun peccato, ma siccome dite, noi vediamo, il vostro peccato rimane. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita. È Gesù che è in mezzo a noi e vede che non rischiamo di non vedere bene la realtà, di non vederlo bene in mezzo a noi. Questo brano è di una ricchezza tale e anche divertente sotto un aspetto, per il dialogo che c'è fra il cieco nato e i farisei. Cerchiamo di aprire col nostro cuore col Signore, di fare il cammino che ha fatto questo cieco nato, di fare il cammino insieme a Gesù. È Gesù che ci cerca, vide, dove il vedere è il conoscere la nostra condizione e come siamo messi, e come sia necessario proprio per ciascuno di noi che cresca il rapporto con Lui per comprendere sempre meglio chi è il Signore Gesù per noi oggi, in mezzo a noi, e non vivere tanto di un sentito dire, non vivere tanto di alcune affermazioni come fanno, ecco i giudei, per non rimanere bloccati nelle nostre convinzioni, frutto a volte di orgoglio e anche di un orgoglio, ecco, spirituale. Vedi il cieco. Gesù dice: io sono venuto portare la luce nel mondo. Dice di se stesso: io sono la luce, ecco, del mondo. E allora chiediamo che Gesù faccia proprio luce, ecco, sulla nostra condizione. Certo, il gesto che fa per curare questo cieco nato e sputa per terra e fa del fango, se gli spalma gli occhi, poi, ma è la parola che dice: ecco, va a Silo, in questa piscina che tutto c'è, e va, ecco, a lavarti. Quell'uomo si fida, ecco, di Gesù. Nasce un rapporto, ecco, gli poteva dire: ma invece si fida, va. E torna, si lava, dopo essere lavato, torna, che ci vede. E la gente si interroga, perché adesso cammina tranquillamente, cioè ci vede, e la realtà lo circonda, non ha più bisogno di andare coate intorno a una storia. E si interroga: è lui, non è lui. E quest'uomo dice: sono io, come sta, come sei guarito? E racconta il fatto: mi ha plasmato negli occhi, ho fatto quello che mi ha detto e ora ci vedo. E alla domanda: dov'è costui? Ecco, non lo so, perché Gesù aveva continuato il suo cammino. E lo conducono dai farisei, perché dovevano, era un patto straordinario, il guaio era che quel
miracolo era avvenuto ecco, di sabato, dove normalmente era riservato soltanto per la lode a Dio, non si potevano fare ecco, tantissime cose. Ma qual è la vera lode di Dio? Dei farisei gli chiedono il racconto del fatto, lui racconta, poi riracconterà, ma qualcuno si interroga, viene da Dio, chi è che ha operato? Ma ci parlavo prima di questo orgoglio spirituale che rischia ecco, di bloccarci, indipendentemente dalla condizione, io sacerdote, voi fedeli, quindi chiediamo proprio che si spezzi prima di tutto con questa tenebra che ci avvolge. Lui rende la tua dalla sua testimonianza, ecco, non viene da Dio perché non osserva il sabato, il rischio di rimanere ancorati ecco, ad una legge che poi osservandoli non rende lode ecco, il Signore. Tu cosa dici di lui? Se prima aveva detto è un uomo, l'uomo che si chiama Gesù, adesso questo cieco nato riflettendo è provocato anche dal dialogo, dall'incontro di queste persone, dice ecco è un profeta. Beh, questo è un uomo che viene da Dio, perché altrimenti non avrebbe potuto operare. Ma nella loro consultanza vengono i genitori, i quali attestano che quello è il loro figlio, nato cieco, non è diventato cieco per una malattia, è nato cieco, che è quello lì tutto quanto, come mai si è guarito? Ecco, non lo sappiamo. Ecco, la paura di dare testimonianza, non si fidano di quello che hanno sentito dal figlio, perché? Perché si compromettono. Se uno riconosce che Gesù è il Cristo, è il Messia, viene espulso dalla sinagoga. Quindi tante volte questa, proprio questa paura di aderire totalmente a Cristo, di dargli ecco, testimonianza, chiedetelo a lui. E questo cieco continua con il suo cammino, lo richiamano di nuovo e dà gloria a Dio. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore, Gesù è un peccatore, dicono i farisei, ma se sia un peccatore non lo so, perciò che mi ha aperto gli occhi, cioè ha cambiato ecco, la mia esistenza. Il dialogo è stupendo, meriterebbe un commento mentre più ampio, però noi ecco, continuiamo con il nostro ecco, cammino di fede per comprendere sempre meglio oggi ecco, chi è Gesù ecco, per noi. Se uno fa la volontà di Dio, Dio lo ascolta. E da che mondo è mondo, dice, non si è mai usato. Dato che uno cieco nato sia guarito, io sono guarito. Allora chi è questo Gesù? Beh, lo cacciano fuori perché il loro cammino, si sono messi in cammino con questo uomo verso Gesù. E Gesù lo rincontra, seppe che l'avevano cacciato fuori, lo trovò, gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? E chi è, Signore, perché io possa credere? Lo hai visto con gli occhi fisici, perché Gesù era davanti a lui, e quando si incontrò più una volta non l'aveva visto, era cieco. È colui che parla con te. Nel cammino vi dicevo che ha fatto, ecco quest'uomo, un uomo che si chiama Gesù, è un profeta. Ecco, viene da Dio, ha fatto una cosa straordinaria. Ecco, chi è? Perché io credo in lui. L'hai visto, è colui che parla con te. E Gesù che sta parlando ora con ciascuno di noi attraverso la parola proclamata, questo fatto non è la volontà, ma Gesù è qui, sta parlando con noi, lo chiede a noi, parla con te. Il cieco guarito dice, ecco, io credo Signore, si prostra dinanzi a lui, lo riconosce Signore. Il prostrarsi è un atteggiamento ecco, di riconoscere colui che è davanti a noi, che è più grande. Il suo cammino di fede in questo uomo si completa e riconosce, accoglie Gesù come Messia, come figlio di Dio. Quale atteggiamento tenere? Allora mettiamoci in cammino, lasciamo che Gesù ecco, agisca ecco, dentro di noi. Non rimanga la nostra cecità. Siamo stati guariti dalla cecità nel giorno del nostro battesimo. Non è tanto l'acqua di Silo, quell'acqua che è Cristo stesso, acqua che zampilla, ricordate l'anica scorsa con la Samaritana, che zampilla ecco, per la vita eterna, che ha cambiato la nostra esistenza. E dice l'Apostolo
Paolo, svegliatevi, non continuate a dormire, siete risorti con il giorno del battesimo, i sacramenti, avete vissuto la risurrezione, morti al peccato, risorti in Cristo, ecco, camminate con la luce nuova, ecco, che è Cristo. Quindi anche la nostra vita concreta, ecco, esce dalle tenebre, ci ricorda l'Apostolo, per veramente opere che sono rivelate, ecco, dalla luce, che si manifestano, quella luce che è Cristo stesso. Guardare quella realtà che ci circonda, non per l'apparenza, ci ricorda la prima lettura, è quella. Il Signore dice: Dio, io l'ho scartato, quando scelgono che quello più grande, più che avrebbe fatto agli occhi della gente, che faceva più figura di tutti, e l'ho scartato perché non conta quel che vede l'uomo. L'uomo infatti vede l'apparenza, ma il Signore, ecco, guarda, ecco, il cuore, e viene scelto come re, ecco, Davide, che era, diciamo, ecco, il più fragile. Quindi proprio il nostro cuore sia disponibile al Signore, apriamolo con Lui. Nessuno può dire, ma piccolo, grande, ecco, che sia, tutti possiamo aprire il Signore, prostrarci anche noi davanti a Lui. E anche in questi giorni così di grande limitazione, siano proprio i giorni dove stiamo alla presenza del Signore, ma non da turisti, da pellegrini, da gente che lo cerca. Gesù cammina accanto a noi, è Lui il primo che ci vede nella condizione in cui ci troviamo. Noi ci apriamo a Lui e camminiamo con Lui, lo accogliamo e davanti a Lui ci prostriamo. Chiesa, facciamo ora la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Ecco, ognuno di noi porti qui sull'altare e unisca al pane e al vino le proprie intenzioni, tutto se stesso. Portiamo qui proprio l'umanità intera. Il Signore guarda con gli occhi, col cuore, Lui il Figlio di Dio. Guarda ogni persona, bussa alla porta di ogni persona. Conosce le sofferenze, le gioie. E gli chiediamo davvero che ci liberi dalle tenebre del peccato, ma dalle tenebre di ogni sofferenza. O Dio, Padre della luce, Tu vedi le profondità del nostro cuore. Non permettere che ci domini il potere delle tenebre, ma apri i nostri cuori con la grazia del Tuo Spirito, perché vediamo colui che hai mandato a illuminare il mondo e crediamo in Lui solo, Gesù Cristo, Tuo Figlio e nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo vissuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore.
benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Ti offriamo con gioia, Signore, questi doni per il sacrificio. Aiutaci a celebrarlo con fede sincera e offrirlo degnamente per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Nel mistero della sua incarnazione, Egli si è fatto guida dell'uomo che camminava nelle tenebre per condurlo alla grande luce della fede. Con il sacramento della rinascita ha liberato gli schiavi dall'antico peccato per elevarli alla dignità di figli. Per questo mistero il cielo e la terra intonano un canto nuovo e noi uniti agli angeli proclamiamo con voce incessante la tua lode. Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo. E continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente. Manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito e gli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria.
mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Michele Arcangelo, San Cassiano, San Pietro Isola, San Tiro, San Giacomo, e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, il Collegio Episcopale, tutti il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il Signore ha spalmato un po' di fango sui miei occhi. Sono andato, mi sono lavato, ho acquistato la vista, ho creduto in Dio. Preghiamo. O Dio che illumina ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto, perché i nostri pensieri siano sempre conformi alla tua sapienza e possiamo amarti con cuore sincero. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio, Padre misericordioso, conceda a tutti voi come il figlio al prodigo la gioia del ritorno nella sua casa. Amen. Cristo, modello di preghiere di vita, li guidi nel cammino della Quaresima, all'autentica conversione del cuore. Amen. Lo spirito di sapienza e di fortezza li sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. Amen. E la benedizione potente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Cristo, luce del mondo, illumini la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Rendiamo lode al Signore per il dono della questa Eucaristia che abbiamo celebrato in comunione, ecco, di preghiera, dove una è la Chiesa tutta intera in forza proprio del battesimo che abbiamo ricevuto. Continuiamo il nostro cammino verso la Pasqua del Signore risorto, ovunque ci troviamo. Salutiamo la Vergine Maria nel grande mistero dell'incarnazione che l'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me, secondo la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne. E venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, infondi, Signore, la tua grazia nei nostri cuori, affinché noi che per l'annunzio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del tuo Figlio, attraverso la sua passione e morte, siamo condotti alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo. Dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen.
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Santa Domenica è una santa settimana del Signore. Ci ritroviamo oggi pomeriggio, ecco le 15, per la preghiera dell'ora della Divina Misericordia e questa sera alle 20 in comunione con tutte le parrocchie, i sacerdoti della nostra città per l'adorazione e la recita del Santo Rosario proprio per chiedere la liberazione di questa pandemia dal coronavirus. Di nuovo, pace e bene.